Il mio posto, ragazzi. Mano non mi avete dato, che era per aver fatto 5 okay, sure. Noi eravamo stato, diciamo, ma no, dove ero? Un anno facile, l'Italia è passato un anno non facile. Un anno nel quale sembrava che la speranza dovesse venire meno, nel quale sembrava che il mondo dovesse per forza andare male. Poi è successa una cosa, una in particolare, che sono successe diverse nel campo dello sport, che in qualche maniera in un anno difficile ci ha dato grande entusiasmo, l'idea che combattendo si possa vincere, si possa arrivare sulla vetta in questo caso dell'Europa. Quell'evento erano gli europei di calcio, dove la nazionale italiana in un anno difficile ha vinto battendo, come sapete, l'Inghilterra a Londra nella finale degli europei. Abbiamo detto di essere qui alla Premio, non c'era nessuno per accogliere il premio a Premio, ma ci sono. Regione Marche, è stata una grande soddisfazione anche questa per Fratelli d'Italia, e quindi Roberto ti ringraziamo per aver trovato questi 10 minuti per venire qui a raccogliere l'applauso di questi italiani, di questi patrioti che con voi hanno trattato la bandiera tricolore in un momento nel quale c'era grande bisogno di avere entusiasmo. Vi ringrazieremo sempre per questo e innanzitutto che ci sia stato quest'anno tutto tu e poi mi stanno a raccogliere il premio a te. Quindi io ti ringrazio di essere qui e ti passo la parola per un saluto velocissimo. Grazie a tutti, siamo stati molto felici di aver dato una grande gioia a tutti gli italiani con lo sforzo, e quindi in un momento difficile per il paese credo che quel momento abbia veramente avvicinato tutti, e questo credo che sia fondamentale. Adesso siamo in un momento un po' così, avremo questo spareggio e anche l'euro che sono di tutti gli italiani. Poi c'è stato invitato lui per prendere questo premio, cioè, dal presidente, e quindi si accorda di te. Grazie Roberto, io sono troppo scaramantica per dire qualsiasi cosa sul futuro, ma insomma, secondo noi lo fai per tenerci allenato pure un po', no? Lo fai per tenerci allenati rispetto alla suspense. Non dico niente, noi saremo lì a tifare con la nostra bella bandiera tricolore, perché l'Italia in Qatar ce la vogliamo vedere. Francesco Acquarò. Grazie a tutti, grazie a Cristian che è qua con noi oggi, ci ha fatto vivere credo delle emozioni straordinarie a luglio, e speriamo, insomma, incrociando le dita, che anche nella prossima primavera riusciamo a ottenere sempre, incrociando i risultati straordinari. Per noi, per le Marche, avere Roberto Mancini è un orgoglio incredibile. Ieri abbiamo festeggiato la nostra giornata insieme al mister, insieme a Valentino Rossi, che non è potuto venire, quindi una regione che sicuramente ha dato tante soddisfazioni a Tarmelli, e quindi per artigiani ci siamo orgogliosi quello che i nostri atleti sono riusciti a fare per la nostra terra marchigiana, ma per tutta l'Italia. E grazie al commissario tecnico ancora per le emozioni che ci ha regalato nello scorso mese di luglio insieme a tutta la squadra. Grazie a Francesco. Allora, visto che noi non ci vogliamo rubare altro tempo, siamo alla consegna del premio, qui noi non la buttiamo in politica, promesso, no?
sono considerati il premio, quindi sono. Lui è venuto perché sa che premio al premio di quest'anno è un tradizionale presepe. Poi vi fate l'ultimo grande gol che ci tira la nostra ragazza.